Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, vi dico subito di mettervi comodi, prendere qualcosa da mangiare e da bere perché questo video, vi avverto, sarà non lungo ma di più. Tra l'altro, penso che lo suddividerò in due parti, non sono sicura, però so per certo che sarà lunghissimo, quindi forse è meglio dividerlo in due parti. Di cosa sto parlando? Avrete già letto dal titolo. Sono stata in un negozio nuovo per me e non penso abbia aperto da pochissimo anche in Italia, che si chiama Action. Se non sbaglio, dovrebbe essere una catena francese, se non sbaglio, ed è un misto tra Tiger e Teddy, ma con prezzi più bassi di Teddy. Cioè, io non ci potevo credere. Appena l'ho scoperto, mi sono fiondata e ho preso un sacco, ma un sacco di cose. Ovviamente non potevo trattenermi dopo tantissimo tempo che non spendevo i miei soldi. Per cui adesso iniziamo. Allora, non so neanche io da dove partire perché sono tantissime cose. Partiamo dalle cose mangerecce perché c'erano anche qualcosina da mangiare. Allora, per 2,49 € ho trovato questi sneakers crisp che non avevo mai assaggiato con il burro d'arachidi dentro, quindi wow! Sono 6 pezzi suddivisi in due pezzettini piccolini all'interno. Ovviamente ho già assaggiato tutto perché appena uscita dal negozio avevo una fame incredibile. Quindi ho preso questi qui che non avevo mai assaggiato. Poi, dopo 26 anni, finalmente sono riuscita a trovare e ad assaggiare per la prima volta i Reese's, questi qui. Questi venivano 2,79 €, sono 4 confezioni da 2 pezzi l'uno, quindi prezzo super. E devo dire che sono wow, buonissimi, più o meno come me li aspettavo. E ho anche trovato a 1,29 € questi Reese's bianchi invece, che secondo me sono ancora più buoni di questi. Questi qua li ho trovati abbastanza dolci, mentre questi che pensavo fossero ancora più dolci avendo il cioccolato bianco, invece no, sono ancora più buoni, quindi top. Questi sono 4, mi sembra, sì, 4 tavolette e dice king size, comunque buonissimi, super calorici ovviamente, però super approvati. Queste sono le uniche cose mangerecce che ho preso, ma c'erano tantissime cose, caramelle, anche le bibite, le Arizona tipo, che sono famose. E quindi ho preso solo questi, giusto per. Continuiamo con le cose più. Allora, per 4,79 € ho preso questo kit, questo starter kit di filo metallico che a guardarlo dalla confezione è molto molto simile a quello di Wear Memory Keepers, quindi credo sia una copia spiaccicata di quel set lì, anche i colori comunque sono uguali. E all'interno abbiamo queste cose, c'è una specie di telaio. La pinza, ci sono tre matasse, fili in ferro e serve appunto a fare i decori, le scritte, vedete queste? Vediamo se, a fare queste cose qua. Vedete anche a decorare, magari si vede, le torte, a fare le paper clips. Le card e ho voluto prenderlo e questo vi dico che è la cosa che ho pagato di più. Quindi, insieme a questi, ho preso anche qualche filo di scorta. Ho preso un po' di colori, come vedete. Questi venivano 74 centesimi l'uno. Sono uno, non so quanti metri siano. 5 metri, c'è scritto qua, più grande di me. Comunque sono 5 metri, ho preso un po' tutti i colori che c'erano, se non sbaglio. Infatti
fatto un misto, magari non ho preso 1/2. Comunque filo metallico da 1,5 mm, appunto per fare queste cose. E oltre a questo ho preso anche questo qui, che è più sottile. Non so se poi vada bene, comunque lo chiama filo floreale in ferro. Non so se va bene anche per quello, però magari dovrebbe andar bene. L'ho preso oro, argento e nero. Non mi ricordo se c'erano altri colori di questi. Vabbè, comunque anche questo qua pochissimo. Cerco di guardare lo scontrino. 64 centesimi questo. Questi 74, questi 64. Poi, per 83 centesimi ho preso questi due pacchettini di pennarelli, che sono specie effetto gesso. Adesso volevo aprirlo per vedere la punta, ma non ho preso neanche una forbicina, quindi possiamo stare qua 3 ore, credo. Quattro pennarelli per lavagna a base di acqua inodori, adatti all'uso su finestre e lavagne. Utilizzare una spugna dell'acqua per rimuovere dalla finestra. Questi qua anche per decorare le cose in vetro. Sono molto semplici, fatti così, punta grossa. E sono questi colori. Non so come rendono su carta, sinceramente. Io ho preso questi due set. Poi, facciamo un po' di spazio. Ho preso delle maschere per il viso, due fatte così, che sono al carbone. Ho preso anche qualcosa che non è cartoleria. Maschera per il viso al carbone con estratto di sale marino. Ne ho presi due di questi, questo se non sbaglio 64 centesimi all'incirca. E poi ho preso queste due, che sono sempre delle maschere, in tessuto però. Ah sì, anche queste in tessuto. E questa qua gialla con la volpe, se leggo, se la trovo, vediamo. È con estratto di cetriolo idratante. Mentre questa qui con estratti di foglie di perilla e una maschera di pulizia profonda del viso con la scimmietta. Poi c'erano tantissimi washi tape, però ho scelto questi due io. Tra l'altro la confezione ha anche già, non so se si vede, la parte che strappa il washi tape, quindi voi potete tenerli qua dentro. Ecco, vedete qua i dentini. E ho preso questi due set, questi 1,99 euro, tutti questi washi tape. C'era anche un altro set con specie gli animali della savana, però non è che mi piaceva tantissimo, quindi ho voluto prendere questi qui. Tra l'altro, cioè, bellissimi, poi 1,99 euro. Non so adesso quanti metri, se c'è scritto 8x3. Quindi neanche pochissimo prodotto. Questi. Poi ho preso questi timbrini, questi stampi, con questo alfabeto un po' corsivo. No, neanche corsivo, stampatello. Set di francobolli li chiama, vabbè. Bellissimi, anche questi qua sui 2 euro forse. Anche meno. Adesso cerco di... Ah, le maschere 75 centesimi. Questo qui 2,29 euro. Ecco, 2,29 euro. Poi ho trovato questi tre pennarelli per calligrafia, li chiama, che sono a punta 2.0, 3.5 e 5 mm. Scrivono in questo modo, vedete lo spessore. E anche questi qui vado veloce,
pennarelli 99 centesimi. Cioè, poi ok, magari la qualità non è chissà che cosa, ma per iniziare, per fare pratica, per usarli sugli esercizi, così 99 centesimi, tre pennarelli. Dove, dove? Comunque, poi ho preso, che meraviglia, questi tre clear stamp. Guardate, scusate se vi acceco. Ho preso questi qui che c'è scritto Happy Birthday, ci sono tutti gli animaletti super carini. Anche questi qui, 99 centesimi. Sì, 99 centesimi. Troppo, troppo belli. Poi ho preso questo, fatto apposta per magari mandare le lettere. Spero vediate qualcosa. Così. Poi questo che è stupendo, con tutte queste piantine. Troppo belle. Poi sono fatte anche benissimo. Poi 99 centesimi, cioè io non ci credevo. Poi. Ho preso questo. Questo e questo, che sono tre set di markers calligrafia flessibile. Adesso vado a vedere la punta, però vedete già qua che c'è da 1, da 2 mm e da 4 mm in queste colorazioni. Adesso voglio andare a vedere. Sono 12 pezzi l'uno. E questi, vediamo se li trovo velocemente. €2,69 forse, ma non so se, non lo so. Vediamo il primo, sono fatti così. Ah, vedete qua c'è scritto quanto è la punta, questa è da 1 punto ed è super strana. Adesso non si vedrà mai. Comunque è la puntina è quasi a punta. Scusate il gioco di parole, però non si vede benissimo. Vediamo se credo. Allora, sì, esatto. Sono praticamente 4 per tipo, da quello che ho capito. Perché i colori si ripetono e sono 4 per tipo. Vediamo magari quella più grande, se esatto, questa è da 4 mm. Vedete, è specie punta di evidenziatore e dovrebbe essere flessibile. E comunque i colori sono stupendi. Li ho presi in questi tre set, se non sbaglio, erano gli unici tre colori che c'erano. Questi tre. Vediamo come li chiamano. 12 pennarelli a punta flessibile, 4 colori in 3 dimensioni, perfetti per l'hand lettering e la calligrafia creativa. Quindi questi bellissimi. Poi, ovviamente, non potevo non prendere matite colorate. Ne ho presa una, due, tre, quattro per non farci mancare niente. Praticamente tutti i set che c'erano. Non so ovviamente la qualità. Matite colorate. Può essere usato asciutto o con acqua. Ah, sono anche acquarellabili all'occorrenza. Queste matite colorate. 2,24 € l'una, quindi con meno di 10 euro avete 4 scatole da 18 matite. Sono triangolari, il corpo è triangolare, avete il colore alla fine, non c'è il nome ovviamente sul corpo, ma c'è il numero.
che qua corrisponde al colore, se guardate. Poi la scatola, tra l'altro, in metallo ed è veramente bella, ma veramente. Poi ci sono queste altre tonalità, non credo ci siano, dovrebbero esserci tutte più o meno, mancherebbe magari qualcosa di grigio, esatto, no no, qua ci sono dei grigi, dovrebbero esserci tutte più o meno. Io ho preso queste, ovviamente. Poi non ho più spazio, partiamo con le carte. Ho preso questi due blocchetti di Vellum Pattern, è appunto carta semitrasparente. Ce n'erano tantissimi, tantissimi tipi, però ho scelto quelli che più mi piacevano a me. Però ovviamente ne prenderò altri e vado veloce, è tutto Vellum, sono tutti pezzettini di carta di Vellum, con queste fantasie. Questo ovviamente l'ho preso perché c'erano foglie, fogliette, piantine, eccetera. C'è anche un po' di maculato. E questo è tutto sulla tonalità del verde, appunto. Poi invece c'è questo, che ha qualche fiorellino e qualche frutto. Vedete qua. Poi qua c'è anche qualche banana. Cuoricini. Ci sono le personcine disperse in piscina, qua tutta la frutta, guardate che meraviglia, ma veramente bellissimi. E questi, vediamo se lo trovo. Comunque ho sbagliato, i clear stamp, questi qua, grossi, non venivano 99 centesimi, ma ben 84, quindi ancora meglio, adesso che ho visto lo scontrino. Quella lì non lo so. Ah sì, 1,69 euro. Sì, 1,69 euro. Cioè, non mi esprimo. Poi ho preso ovviamente un libro da colorare con tutti questi mandala. Sono 72 disegni. E questo qua veniva 83 centesimi e ce n'erano 3-4 tipi. All'inizio li ho messi tutti nel carrello, poi ho detto, no dai, va bene uno per adesso, anche perché ora che lo coloro tutto, comunque i disegni sono su entrambi i lati e sono veramente molto molto belli, e tra l'altro profuma un sacco, ma troppo. Io ho preso anche questo. Poi ovviamente non potevo non prendere degli stickers, tra l'altro i fogli sono giganti, non so se rende, e questi venivano tutti 99 centesimi e sono due fogli. Ho preso questo qui, è tema un po' giardino, guardate che belli che sono, dietro è così, poi ho preso questo qui, che anche questo è super carino, c'è qualcosa da mangiare fatto così, e dietro è così, guardate che bello questa qua, che abbraccia la terra, no, sono veramente bellissimi. Poi di questo ho fatto il doppio perché me ne sono innamorata, mi piace tantissimo lo stile in cui sono fatta, con cui sono fatti, guardate che spettacolo, scusate se vi acceco, cioè guardate che spettacolo, ovviamente questi ne ho presi due, e poi ho preso questo qui, che è anche per decorare l'agenda, che ci sono i giorni della settimana, qualche disegnino, qualche doodle, qua c'è anche un calendario, ma ci sono ancora i mesi, dietro ancora, no no, veramente stupendi.
E poi veniamo ai blocchi di carta che ho trovato. Non potete capire. Facciamo un po' di spazio perché sennò. Allora, ce n'erano di tantissimi. Io non so dirvi quanti ce n'erano perché veramente sarei stata là ore e ore e ore e ore. Aspettate che faccio un po' di spazio. Ho ancora un sacco di blocchi di carta da guardare, quindi io direi che nel prossimo video andiamo a vedere quelli, se vi va. Quindi ci vedremo con la parte 2. Intanto, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!